Dottoressa ha piccolo ritardo e io suonerò qualcosa. Suonerò. Ja, Liebestraum Nummer 3 von Franz Liszt. La professoressa Virginia De Castro, in arte calda di... autrice del best seller Canto per organi caldi e ideatrice della rivoluzionaria teoria libidica della vocalità, vi presento subito la mia preziosa collaboratrice, Frau Inga Rothweiler. Inga ed io collaboriamo insieme da molti anni e ci siamo sempre trovate bene, vero cara Inga? Inga ha un carattere docile, affettuoso, particolarmente adatto alla difesa del territorio. Come spiego nel mio libro, ciò che giova maggiormente allo sviluppo della vocalità femminile è l'amplesso amoroso. A noi soprano fa molto bene fare l'amore prima di cantare. Scioglie le tensioni. Predispone i muscoli addominali. E ti apre tutta una serie di risonanze. Senti la voce che suona dappertutto, everywhere. Come quando mangi certe caramelle forti alla menta. Le senti nella gola? Le senti nel naso? E le senti nel... Because when you sing, quando si canta,
bisogna cantare con questo, con questo e con questo. Bisogna impostare la voce, metterla cioè in quel posto. A tale proposito, colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno donato i loro organi in favore della ricerca. Bene, per dimostrare l'efficacia del mio metodo, e dato che mi sono appena riscaldata, canterò one of my favorite arias for you. Prego, Inga.